Assessore Scodoli, anche lei oggi è qui per portare dei fiori ai suoi parenti, ma anche per verificare come tutto sta andando, diciamo, in grande tranquillità. Ci siamo mossi per tempo per garantire attraverso la società del Comune di Pescara Attiva, che adesso ormai gestisce tutti e due i cimiteri, sia questo di Pescara Colli sia quello di San Silvestro, la massima accoglienza a tutti i fruitori delle strutture, sia in termini di funzionamento dei servizi, gli ascensori, le fontanelle, di pulizia e anche di come dire, garbo dei luoghi. Abbiamo curato la sistemazione delle aiuole con dei fiori. Potenziati ovviamente i servizi pubblici per i quartieri dei due cimiteri, però a Pescara c'è un problema che non dipende ovviamente da questa amministrazione, quello, diciamo, della mancanza di parcheggi a ridosso del cimitero dei Colli e di San Silvestro, quindi sarebbe importante far passare anche un messaggio che chi può può recarsi ai cimiteri a piedi. Ma in generale con le azioni che stiamo ponendo in essere per la mobilità sostenibile stiamo cercando di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici e, per chi può e dove è possibile, l'utilizzo delle biciclette. Noi abbiamo una grande parte di Pescara che è pianeggiante e si presta a questo. Se il finanziamento del progetto Polaris consentirà anche un migliore collegamento con i colli, con mezzi ecologici e delle stazioni di scambio per il passaggio dall'autobus alle biciclette. Dobbiamo fare uno sforzo un po' tutti quanti di accettare una dimensione diversa dell'utilizzo della macchina propria, solo per chi ha bisogno.